Poi peraltro, Nicoletta, mi sembra un processo che in qualche modo è stato invertito, no? Si parla di sistema di qualità, quindi di fatto il valutatore è come se avesse detto qui c'è questo tipo di problema, l'amministrazione è stata chiamata a proporre delle soluzioni operative sul problema e il valutatore ha verificato che quelle soluzioni operative di fatto fossero coerenti con la soluzione che andava presa, che è interessante anche questo come processo, insomma, vuoi commentare? Ma intanto rispetto alle cose che dicevo prima, mi sembra che quello che viene fuori è che si possono fare le micro raccomandazioni. Micro in questo senso, nel senso di organizzative. Quindi anch'io ho apprezzato questa idea di questo rimando continuo tra il valutatore e le proposte che debbono essere prese in considerazione e a loro volta fare delle proposte. Sia quello che mi sembra interessante di questo processo è che se deve essere utile la valutazione, è che deve entrare in un processo decisionale per migliorare l'amministrazione, l'organizzazione, quello che è. Quindi quello che è stato presentato è un modo per in qualche modo stimolare questa reazione, no? Perché bisogna evitare che le raccomandazioni, i giudizi, eccetera, caschino nel vuoto, sia che si facciano e non vengano raccolti. Quindi forse quello che è stato presentato è un modo di costringere gli amministratori a reagire. Però c'è un po' il problema che sollevava anche Simona, ossia stiamo a questo livello delle proposte di come organizzare meglio la gestione di un programma, che è ancora diverso dal dare un giudizio sull'insieme dei risultati di una politica. Mi sembra che questo fosse più presente nell'esperienza dell'IFAD, di cui la cosa che mi ha interessato molto è questa idea di come il loro modo di fare valutazione cerca di entrare nel concetto della ownership, no? Perché tutti i programmi di sviluppo principalmente di oggi sono basati sul concetto che non c'è semplicemente un donor e dei beneficiari, ma ci sono dei soggetti che cooperano, che lavorano insieme. E quindi la necessità di una valutazione che tenga conto di questo aspetto della partnership, e la partnership significa che deve essere fatto proprio da ciascuno degli interlocutori. A questo punto l'utilizzo della valutazione, l'uso della valutazione diventa l'uso del fatto che insieme si possa arrivare tutti quanti insieme ad avere un'opinione comune o perlomeno a condividere dei risultati, ciascuno poi per la propria situazione. E non a caso Pellizzari ha parlato poi di qualcosa che va al di là di semplicemente di raccomandazioni concrete di trasformazione, perché ha parlato di credibilità, di evidenza, devono essere solide queste valutazioni. Ora, questo è un tema molto che va al di là, direi, di quello che stiamo dicendo noi, perché in qualche modo lui ha sollevato un tema che è molto discusso, perché c'è chi sostiene che le valutazioni non sono utilizzate perché non sono fatte bene. Che a mio parere è quasi un alibi, perché è vero che le valutazioni devono essere fatte bene, però non è che adesso parliamo soltanto dei metodi di come devono essere fatte per risolvere il problema, perché le valutazioni sono fatte bene anche non solo perché sono basate su studi ben fatti, ma perché questi studi ben fatti entrano in un processo collettivo in cui c'è anche il committente, anche coloro che ricevono la valutazione che ci entrano dentro. Quindi il tema dell'uso è un tema che in qualche modo coinvolge tutta l'operazione della valutazione, perché per essere usato non basta che il committente dica com'è bella questa valutazione, ma bisogna che il committente si sia anche impegnato fin dall'inizio a fare in modo che i dati raccolti siano quelli utili, che le domande siano fatte quelle giuste e che siano tali da poter essere veramente rilevanti. Quindi mi pare che stiamo toccando il tema da due livelli, quello organizzativo, molto interessante l'esperienza siciliana, quello più generale del ragionamento di come in qualche modo rivedere e riorientare la policy, che è un problema più vasto e che coinvolge sia la metodologia della valutazione, ma anche proprio l'atteggiamento
dei committenti, dei beneficiari, degli stakeholder, di tutta la comunità che è coinvolta nel problema della valutazione.